13 dicembre. Il voto di Nazireato per consacrarsi al Signore. Numeri 6:2-3. Consacrarsi al Signore. Occorre notare che questo voto di consacrazione temporanea implicava un'assoluta accettazione della volontà di Dio. Così, ai giorni nostri, il Signore è ben disposto a dare al suo popolo pienezza di benedizioni, se vengono seguite le sue direttive. La salvezza è un dono, ma include un'ubbidienza fiduciosa e senza riserve. L'ubbidienza di Adamo fu messa alla prova nel giardino dell'Eden con il divieto di mangiare il frutto di un albero. Allo stesso modo, la devozione del Nazireo veniva provata. La difficoltà non era tanto nell'assolvere a rinunce particolari, quanto nel fare la volontà di Dio anche in cose apparentemente insignificanti. Non cadiamo nella mortale arroganza di stabilire noi quali siano i precetti importanti o le norme facoltative. Consacriamoci a Dio per onorare Lui, non la nostra intelligenza o la società. Il nostro frutto non viene da ciò, bensì dalla gioia di servirlo con tutto il cuore. Gli israeliti potevano fare voto di nazireato per un periodo di tempo, ma è privilegio dei cristiani essere sempre consacrati a Dio, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni cosa. Il servizio più elevato richiede il maggior sacrificio, ma procura anche la benedizione più grande. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.